tranquillamente intorno tra il 500 e il 600, negli stessi diari di Pigafetta e di Magellano, si racconta anche che le avevano catturate, le avevano portate sulla nave, le avevano battezzate, ma dal 1700 in poi questi racconti sono diventati appunto dei racconti di mito, di tutto. È stato trovato tutto. Quando si parla dei giganti, no, quello è falso. Ecco, insomma, non è proprio così. Bene, abbiamo qui con noi Edoardo Orma, autore del libro I giganti, una specie dimenticata. Ciao Edoardo. Ciao Giorgio e buonasera a tutti quelli che ci stanno guardando in questa bellissima puntata. Grazie. Bene, bene, benvenuto. Ascolta, Edoardo, cominciamo subito dal principio, insomma, no? Chi è Edoardo Orma? Perché io immagino che ci saranno tante persone che ti conoscono, ma altrettante che magari non ti conoscono. Quindi, chi è Edoardo Orma? Beh, sicuramente è un appassionato di materie un po' particolari, no? Quelle che ci piacciono studiare sull'arco misteri, sul mondo del paranormale, sul mondo degli UFO e quindi su tutto quello che riguarda la paleoastronautica e quindi tutto ciò che è stato eventualmente un contatto avvenuto in un'epoca passata con la nostra umanità. Ecco, mi piacciono questi argomenti, li seguo da quando ero un ragazzo, poi nel tempo ho avuto modo di approfondirli perché abbiamo la fortuna oggi di utilizzare YouTube, che ci dà la possibilità di ascoltare conferenze, riunioni, manifestazioni, quindi da lì ho cominciato poi sempre di più a approfondire. Poi c'è stata una svolta intorno al 2020 quando ho aperto un canale simile a quello che stiamo usando adesso, che si chiama Oltre la Storia, edito da TV City, e da allora ho cominciato a intervistare autori come abbiamo intervistato te, insomma poi casomai ci mettiamo il link della nostra chiacchierata precedente. E quindi da lì poi nel tempo, negli anni, ho cominciato a fare personalmente delle ricerche sempre più di dettaglio e quindi l'esigenza poi di scrivere un libro è nata proprio per questo motivo, perché questa ricerca in particolare non ha riscontri oggi da un punto di vista editoriale, c'è veramente poco e quindi mi sembrava giusto gettare un po' di luce su questo aspetto che è ancora poco studiato. Ecco, questa è una piccola sintesi. Ho 48 anni, sono editore del Greco, sposato, insomma, nella vita faccio tutto un altro mestiere. Però questa è una passione che coltivo, sta cominciando ad essere qualcosa sempre un po' più strutturato, perché già è in piedi un altro lavoro sempre sui giganti, ci sono una serie di situazioni che sto portando avanti. Perché insomma, poi l'appetito viene mangiando, ecco. Nel tuo libro I giganti, una specie dimenticata, Homo gigantis, una storia ancora da scrivere di Enigma Edizioni, tu parli appunto di giganti e trovo interessante il lavoro che hai fatto perché, cioè, tu hai fatto un lavoro di verifica del materiale anche che si trova online. Sì, allora, il libro nasce con una doppia finalità, in realtà, quella di dare con assoluta certezza storica la presenza di esseri umani alti più di 3 metri sicuro. Quindi lo do per assolutamente certo che nel nostro passato, anche abbastanza recente, parliamo anche del 1600-1700, c'era questa specie umana che io ho voluto rinominare, distinguendola dall'Homo sapiens, appunto come Homo gigantis. Chiaramente non è un conio scientifico, dovrebbe essere Homo gigas, però gigantis suona meglio anche per rifarlo capire e ricordare alle persone. E sempre per differenziarlo, da quella che è la nostra specie, che è più alta, sì, insomma, di 1,80 m, 1,70 m, 2 metri, possiamo arrivare a 2,20 m, ma poi nel corso del tempo, quando
l'uomo sapiens comincia ad avere delle altezze superiori, allora ci sono un po' di problemi fisici. L'essere umano non è programmato per la specie nostra sapiens, non è programmato per arrivare a superare certe altezze. Invece questa specie di Homo gigantes poteva tranquillamente arrivare almeno ai 3 metri e in alcuni casi anche superare i 4 metri, insomma adesso casomai ci entriamo sempre più nel dettaglio. Questa è la prima parte concettuale del libro, dare una certezza storica che avevamo nel nostro pianeta la presenza di questa specie. L'altra parte è quella di far capire che tutto ciò che ruota attorno al mondo dei giganti deve essere preso con le pinzette, perché tante volte quando si comincia a leggere, a fare delle ricerche superficiali in rete, si trova di tutto e quindi quando cominci a credere che in realtà c'erano dei giganti di 10 metri, ecco, io questa è la seconda parte del libro, cerco di smentire e di far capire che queste altezze sono frutto soltanto di carattere mitologico, quindi non nulla di storico, ma parliamo di fatti che non sono mai accaduti, di persone o personaggi che non sono mai accaduti, ma che nel corso dei secoli e dei millenni sono stati mitizzati e quindi poi le altezze sono arrivate anche a questi numeri, insomma 20, 15, 10, e che in realtà assolutamente non è così. Quindi ha questo duplice obiettivo. Ok, da dove nasce questo interesse alla fin dei conti per i giganti? Cioè lì tu abiti a Torre del Greco, hai detto? Hanno trovato magari qualche osso di gigante nel passato, oppure è una tua passione e basta? Avevo finito nel 2021 un romanzo su una ragazza che veniva rapita dagli alieni, che lo trovate anche in internet, si chiama proprio La ragazza che parlava alle stelle. Quando finì quel libro, quel romanzo, fortuitamente trovai all'interno, insomma, di alcune mappe antiche, perché insomma questo faceva parte del romanzo, trovai all'interno di una mappa specifica un'isola che si trovava in questa mappa antica del 1500 tra l'India e l'Antartide, quindi siamo in pieno oceano indiano. Al centro di questo oceano indiano c'era una mega isola grandissima, grande come l'Italia, tanto per capirci, quindi era lunga e aveva un nome e cognome questa isola, e si chiamava proprio Zanzibar, l'isola dei giganti. Un fatto curioso che io ho cominciato a cercare per avere un po' di notizie su quest'isola e non ho trovato nulla. Quindi cercando mi è salita, insomma, l'idea di realizzare poi un testo che comprende anche questa storia di Zanzibar, dell'isola dei giganti, però insomma poi sono andato un po' più avanti a 360 gradi, partendo dalla preistoria dell'umanità e quindi tornando anche indietro di centinaia di migliaia di anni, quando esisteva sicuramente una specie ominide che, insomma, si chiamava Homo longi, insomma, che era alta 2,30 metri, quindi era, insomma, una specie che scientificamente, archeologicamente sono state trovate ossa, mandibola e tante altre cose, e hanno misurato questa specie a 2,20 metri, 2,30 metri, quindi in un passato avevamo sicuramente una specie umana vicina alla nostra che era alta più di 2 metri. Ecco, partendo anche da lì, pian piano, seguendo tutta una serie di indizi, sono arrivato poi a definire appunto questa specie che non è mitica, perché nei libri di storia la si raccontava tranquillamente intorno tra il 500 e il 600, e quindi questa specie umana di Homo gigantis la ritroviamo proprio in tantissimi resoconti storici di quel periodo là. Considera che quando i primi esploratori che hanno cominciato a navigare il mondo arrivavano sulle isole sconosciute,
e quindi approdavano a terra, incontravano di tutto, perché c'era la flora e la fauna, erano insomma, in alcuni casi nel nuovo mondo completamente sconosciuto. E per esempio abbiamo il libro per intero di tutta la storiografia del viaggio di Magellano e quindi del suo equipaggio che ha percorso tutta la Patagonia per poi superarla e andare nell'Oceano Pacifico. Ecco, quelle zone territoriali lì, quando Magellano è approdato su quei territori là, lui lo dice chiaramente che ha incontrato gruppi di esseri umani alti il doppio di loro. Proprio per identificarli, lui dice che l'uomo dell'equipaggio più alto arrivava giusto alla cintura di questi giganti che noi comunemente chiamiamo i Patagones, i giganti della Patagonia, ma dal 1700 in poi questi racconti sono diventati appunto dei racconti di mito, perché si considerava che quella specie era frutto dell'invenzione di Magellano che voleva ingigantire il suo ritrovamento, perché poi quelli del 1700 che erano passati negli stessi posti non avevano trovato più nessun gigante. E quindi è passata la storia che era tutta un'invenzione, un mito questo ritrovamento. Peccato che negli stessi diari di Pigafetta e di Magellano si racconta anche che le avevano catturate, le avevano portate sulla nave, le avevano battezzate, abbiamo trovato il vocabolario di questa specie di giganti perché loro hanno cercato di dialogare. Negli stessi libri che ufficialmente vengono dichiarati per falsi si racconta della foca. Si racconta della fauna selvatica della Patagonia che abbiamo trovato, dei fiumi che abbiamo trovato, di tutto. È stato trovato tutto. Quando si parla dei giganti, no, quello è falso. Ecco, insomma, non è proprio così che si fa l'archeologia o la storia, ma effettivamente io sono convinto che c'erano, non solo nel caso specifico di Pigafetta e di Magellano, ma ci sono stati, e nel libro che hai citato, insomma, che ho scritto, che appunto è l'argomento della serata, ci sono decine e decine veramente, e io le ho segnate tutte, di diari di bordo, di capitani, di comodori, che quando arrivavano su territori nuovi, loro scrivevano comunemente di incontrare con specie di persone alte 4 metri. Loro dicevano in alcuni casi che sono alti 10 piedi. E quindi fai conto che un piede può essere 35 centimetri, così in grosso modo, quindi parliamo di 3 metri e mezzo, perché il termine di paragone è loro sono 10 piedi, noi siamo massimo 6 piedi, e quindi questo paragone 6 piedi facciamo 1,90 m, loro erano sicuramente 70-80 centimetri più alti ed avevano una costituzione normale, cioè. Si racconta che ballavano, che si muovevano, andavano a caccia, si vestivano, erano esseri umani comuni, però erano 4 metri, insomma, voglio dire, sicuramente è straordinario come caso particolare, ma non avevano alcun problema, insomma, sociale, voglio dire, loro facevano tutto. Non li dobbiamo considerare come i grandi costruttori, magari se qualcuno può pensare che nell'età antica fossero stati costruttori di piramidi, di megaliti, di grandi templi, di quelli che sostenevano i pesi dei grandi menhir. No, ecco, quelli che io ho citato, e non solo in Patagonia, non solo quei 10 casi, 15 casi, insomma, di cui sto accennando stasera, erano dei selvaggi, erano dei primitivi che andavano mezzi nudi, portavano sulle spalle giusto un copricapo o una pelle che avevano cacciato, insomma, in quelle zone là, e andavano con arco e freccia. Ecco, erano a questi livelli, quindi uno stato sociale e quindi non avanzatissimo. Quindi erano, ecco qua, come dei veri e propri primitivi, che però
sapevano comunque parlare, avevano una religione e loro ci raccontano della loro religione, ci raccontano che avevano dei demonietti che ti vengono a prendere l'anima quando stai per morire. Un fatto curioso, è tu che hai studiato il mondo del precolombiano, è quando Pigafetta e Magellano sono arrivati lì, il primo gigante che hanno incontrato gli faceva segno nel cielo, dicevo: voi siete quelli là che sono venuti dal cielo? E questo ricorda tutta una tradizione Maya che anche Cristoforo Colombo, quando approdò in quelle zone, lo scambiarono per una divinità venuta dal cielo. E queste divinità che vengono dal cielo, insomma, sono sempre ricorrenti. E quindi io immagino che loro aspettassero, così come i Maya aspettavano, il ritorno di qualche divinità che veniva dal cielo. Ecco, insomma, questi sono argomenti interessanti. Sicuramente interessanti. A livello teorico, quindi, come tu stesso hai detto, ci sono tanti aneddoti nel tuo libro, tanti riferimenti anche a civiltà del passato, ma la domanda io immagino che sorga spontanea anche a chi ci sta ascoltando. Esistono tracce archeologiche, reali, fisiche, della presenza nel passato della Terra di esseri giganti, e per giganti intendo più alti di 2,20 m, 2,30 m, che tu sappia. Allora, oggi non abbiamo l'osso, nel senso che non abbiamo nessun reperto autentico che sia stato misurato sia dalla scienza che dall'archeologia. Abbiamo sicuramente delle tantissime testimonianze storiche, non solo in quei territori dell'America, ma anche in Centro America, nel Nord America. Gli indiani d'America, per esempio, raccontano che loro personalmente facevano delle guerre con una civiltà più alta della loro, di metri e metri. Io nel libro tratto un bel capitolo proprio su tutta la tradizione degli indiani d'America e ogni tribù raccontava della loro presenza, di questa specie che in alcuni casi era anche cannibale, rapiva i bambini e se li portava, insomma, da qualche parte. Ora, la questione sull'osso e quindi su un reperto è un po' particolare. Io sono convinto che in passato sia stato trovato qualcosa, sia uscito fuori, ma per qualche motivo, per qualche causa, è stato fatto sparire tutto. Non ci vedo nulla di male, cioè nel senso che l'archeologia sicuramente farà dei passi in avanti su questo, perché è l'anno zero di questa ricerca. Cioè, prima di oggi, prima di questo mio libro, forse nessuno aveva trattato approfonditamente certi argomenti. Non voglio essere il primo, chiaramente, però alcuni temi specifici che ho trattato, come per esempio l'isola di Zanzibar, di cui ti dicevo prima, di cui alcuni racconti dei patagoni, come ti dicevo prima, sono assolutamente inediti. Io ho trovato alcune foto nei libri antichi del 1500 che in rete non vengono proprio mappate. Cioè, se la ricerchi su Google non esiste, non esce niente, perché probabilmente Google non è riuscito a interpretare quell'immagine come ricerca. E quindi l'ho trovata in maniera fortuita in un libro antico del 1500, in cui si parlava che un gigante di 4 metri era stato catturato, portato in Europa, e da lì volevano farlo girare per circhi per fare delle cose. Questo si è ribellato, perché chiaramente non penso che a nessuno piaccia essere catturato e portato via dai territori. Con la forza questo ha spalancato a mani nude più di 16 persone. E c'è una, un, poi, e quindi concludo con la tua domanda. L'osso non c'è oggi, ma io penso che sia sicuramente stato trovato in passato qualcosa che sia scomparso per qualche motivo che ancora non sono riuscito a capire, perché non ci sta nulla di male, però ci sta su questo aspetto
un approfondimento, magari non so se lo posso fare adesso, perché tante volte in passato, un po' in tante parti nel mondo, non a Torre del Greco, si trovavano delle ossa giganti, dei femori lunghissimi, e quindi nel passato, soprattutto prima di quegli ultimi 200 anni, si diceva abbiamo trovato un gigante. Poi oggi, quando l'archeologia, la paleoantologia va sul posto, definisce no, quello era l'osso di un mammut, quello era un dinosauro, quello era. Perché probabilmente in passato si è scambiati reperti ossei per uomini giganteschi, mentre in realtà erano semplicemente degli animali. Non in tutti i casi, però penso che sia questo. Faccio vedere, qua c'è allora, la pagina 80 del tuo Il libro, c'è questa gigante di Castelnau, sì. immagine qua con delle ossa, però tu stesso appunto scrivi che forse sono andate perdute, no? Se non ricordo Sono male. andate perdute e anche perché della Ecco, trovati i resti di un gigante, qua c'è anche un articolo, parlaci di Sardegna. questi reperti, questo articolo. Io ho trattato tutta una serie di ritrovamenti ossei. Perché poi se non fai bene il ritrovamento osseo, dopo un po' questo si comincia a sbriciolare. Ecco. Tante volte, chiaramente, l'archeologia e la paleontologia sono nate, non dico in tempi recenti, però insomma negli ultimi 150-200 anni, si è evoluta lentamente. E quindi se si ritrovava, come ti dicevo, 300 anni fa un osso, questo poi se non tenuto bene veniva spappolato, cioè il tempo insomma veniva. E quindi, però mi sembra in quel caso specifico si parlava che probabilmente era qualche resto di mammut, ok? Però non avendo fisicamente l'osso non lo possiamo definire con certezza. Cioè, generalmente molto spesso ci si è sbagliati nella storia, quindi no. Io penso che c'è stato un periodo in cui ci si è sbagliati, soprattutto se si ritrovavano delle ossa giganti. Per esempio, in alcuni di questi io ho trattato di ritrovamenti di teschi che avevano tipo 60 denti. E allora oggi sappiamo che in quelle zone là erano ricchi di pesci e marini, insomma, che avevano tanti tipo teste di squale, eccetera, eccetera. Quindi, c'è stato sicuramente un periodo in cui si è voluto immaginare che ci fosse un cimitero di giganti, quando forse in realtà non era così, ma erano semplicemente ossa di animali preistorici. Non in tutti i casi, chiaramente. Invece riguardo la Sardegna, perché quell'articolo di giornale riguarda appunto Sì, quello è un articolo interessante perché qualche anno fa uscì su un libro insomma, l'edizione del Sarda, questo ritrovamento di ossa, perché la Sardegna è un territorio affascinante da questo punto di vista, perché ci sono state tantissime persone che hanno trovato ossa di giganti. Però di queste ossa non abbiamo nulla, quindi sono poi tutte tradizioni orali che andrebbero chiaramente valutate di caso in caso, perché non avendo a disposizione l'osso non possiamo valutarlo. E quei casi che tu, insomma, che sei uscito su quel giornale, che poi tra l'altro è un fatto curioso quello di quel giornale, perché se tu vai oggi sulla casa proprio dell'edizione di quella edizione Unione Sarda, se non sbaglio, e cerchi quel giornale, puoi scaricare tutti i PDF e quindi scaricarti tutte le immagini di tutti, dalla storia quando è nata fino a pochi giorni fa, quel giorno là non trovi nulla. Io Interessante. Un caso per trovare di quel insabbiamento. non lo so, quel giorno non c'è. Allora io per poterla recuperare ho trovato ci sono delle funzioni su Google che ti permettono di andare in time lapse indietro nel tempo. Quindi sono andato pochi giorni dopo quella pubblicazione, sono andato su quel sito e me lo sono scaricato. E lì si parla anche di alcuni sindaci che hanno dichiarato pubblicamente di aver trovato ossa di giganti. Oggi quei sindaci stanno ritrattando. Io non voglio assolutamente criticare nessuno, non voglio entrare
contro nessuno, però chiaramente se un giornale dà questa notizia, qualcosa c'è. Poi non so se hanno ricreduto, hanno analizzato e quindi poi dopo hanno deciso che insomma erano anche in quel caso ossa di animali, ma noi non sapremo come è andata a finire, però sta di fatto che in quel testo là si parlava proprio di questo. Così come noi abbiamo intervistato anche nel nostro canale Luigi Muscas, che è oggi l'autore che sta scrivendo tanti libri su questi ritrovamenti di giganti in Sardegna, perché lui stesso quando era ragazzino, insomma aveva 10 anni, ha trovato in una sorta di piccola tomba, lui è entrato dentro per rifugiarsi, ha trovato una mummia di 4 metri. Quando era bambino lui ci andava tranquillamente l'estate a giocare insieme agli altri amichetti con questa mummia. Poi un bel giorno sono venuti in generale e se lo sono portati via. Quindi ci sono tanti racconti purtroppo che hanno questa storia finale. Sono venuti e se li sono portati via. Però la Sardegna, sì, la Sardegna io penso che sia un territorio che ci può promettere qualcosa di interessante da questo punto di vista, insomma. Sì, ne ha parlato anche Roberto Giacobbo in diverse puntate di Freedom o ancora prima anche in altre trasmissioni. Esattamente, lì viene trattato proprio sul caso di Freedom. La cosa un po' curiosa è che lo stesso signore che fa questa intervista con Giacobbo, e io ho messo nel libro proprio questo episodio, su un altro canale, riferendosi allo stesso ritrovamento, allo stesso avvistamento, lui cosa fa? Dice tutta un'altra storia. E allora anche qui è una cosa che si deve capire: qual è la versione, quella giusta, la prima o la seconda? Ricordiamo che ancora oggi comunque è possibile trovare persone alte più di 2 metri. Decisamente, insomma, chiaramente quello che volevo far capire è che la nostra specie umana ci sono ritrovamenti anche di persone alte 2,20 m, 2,30 m che hanno una vita normalissima. Giocatori di basket, alcuni lottatori di wrestling, alcuni sportivi nascono con questa qualità di avere un'altezza superiore a 2,10 m, 2,20 m e fanno una vita regolare, con una fisicità e un'agilità comune. Quando si va oltre, è perché probabilmente ci sono, nella maggior parte dei casi, alcune malattie, che ti debilitano, magari ci sono dei tumori all'ipofisi del cervello che ti produce degli ormoni che ti fanno continuamente crescere. E quindi quando arrivi a 2,40, 2,50, cominci ad utilizzare il bastone per camminare, le ossa si cominciano ad atrofizzare, le mani si incurvono. Ecco, il corpo esplode perché non è programmato la nostra specie a superare certi limiti. Infatti tu nelle ultime pagine del tuo libro fai una carrellata di persone reali vissute sulla Terra in tempi anche recenti, alte comunque sia. Per esempio Robert Pershing Vadlov era 2,72 m comunque sia. Quindi parliamo veramente di un gigante, però come tu stesso hai appena detto erano casi anomali, diciamo non vissero neanche tanti anni perché appunto non sono anomalie. Erano malati purtroppo di tumori al cervello o comunque un qualcosa che ti faceva crescere all'infinito, e quindi purtroppo insomma il corpo non reagiva bene a queste situazioni. Io nel libro, come dicevi tu, ho inserito tutti gli esseri umani che sono passati nella storia alti dai 2,50 m in su, che sono una quindicina, non di più. Tutti, se li vedi tutti, hanno il bastone, camminano male, insomma, hanno fatto purtroppo per loro una brutta fine. Ma io ora la butto lì, non è che per caso queste persone qua conservassero dei geni di una, cioè di popoli antichi, appunto, di giganti, magari? Magari, non lo sappiamo. Nel libro tu fai anche una carrellata di testimonianze di esseri alti 3, 4, 5 metri,
Ne parla anche Erodoto, ma anche altri storici. Ricordiamo per esempio anche l'imperatore Massimino il Trace, che comunque era alto 2,40 m. C'è, per esempio, qua nel libro leggo anche del gigante Oreste, che era alto 3,90 m, il gigante Artreno circa 4 metri, o il gigante di Tenerife addirittura più di 5 metri. Ecco, quello che ti dicevo prima, che aveva tantissimi denti per bocca. Chiaramente poi quelle zone sono state scientificamente riconosciute come popolate da animali e quindi cimiteri erano per quello. Ecco, lì, in quel capitolo lì ho raccontato proprio quello che stai dicendo tu. Ritrovamenti sia di scheletri, sia di ossa, ma anche in qualche caso di ritrovamenti di persone in carne ed ossa che erano stati portati via, insomma, incatenati, eccetera. Ora, non abbiamo tante testimonianze, perché chiaramente non abbiamo altro che quei racconti che ci hanno trasmesso i nostri predecessori. Quindi non sappiamo, chiaramente, come ti dicevo all'inizio, non avendo l'osso, o ci fidiamo di quello che ci hanno raccontato, perché io ho il sospetto che in tanti casi, soprattutto quando si trovavano ossa di giganti, si trovassero, insomma, invece animali preistorici. Ma ripeto, magari sbaglio, però io sono dell'idea che, superata una certa altezza, anche i giganti della mia specie, Homo gigantis, non ce l'avrebbero fatto, perché la biologia del mondo, la fisica, il cibo è uguale per tutti gli animali. Non ti permette di superare certi limiti, a meno che non hai una gamba che è 1 metro di larghezza, perché per sollevarti di 10 metri dovevi essere alto, insomma, dovevi avere un piedone tipo i dinosauri, tanto per capirci. Io ho individuato anche nelle isole Falkland, che si trovano all'estremo sud dell'America, quindi nella punta finale dell'America del Sud, lì c'erano un gruppo di 800 almeno giganti, perché chi ha esplorato per la prima volta le Falkland, le Malvine loro le chiamavano all'epoca, insomma anche oggi si chiamano le Malvine, però chi è stato lì e ha scritto queste storie ha detto che sono scesi dalla nave, hanno incontrato questi giganti, hanno convissuto con loro per mesi, quindi non è un singolo avvistamento, ma hanno convissuto per mesi. Io nel libro tratto tutti questi argomenti particolari. Nei resoconti storici che noi leggiamo oggi, leggiamo chiaramente che dicevano: seduti a terra erano alti come uno dei nostri, alti 1,70 m, tanto per capirci. Quindi loro poi, quando si alzavano, erano praticamente il doppio. Quindi in tutto il mondo, insomma, non proprio così, però sicuramente erano concentrati in alcuni luoghi geografici ben specifici, almeno quella specie Homo gigantis che io ho trovato. È giusto dirlo, quando noi vediamo degli esseri giganti assieme a esseri più bassi nelle raffigurazioni, nei bassorilievi sumeri dell'antico Egitto, stiamo probabilmente di fronte a, diciamo, non casi di gigantismo, ma di importanza di personaggi, no? Perché i personaggi più importanti erano raffigurati più alti e quelli meno importanti più bassi. Quindi questo è anche giusto farlo presente. Però, appunto, a parte questo discorso, come tu stesso hai detto finora, ci sono anche casi interessanti proprio in cui non è questo il caso, no? Non so se lo sai, ma anche tra i Longobardi c'erano dei giganti. Qui vicino, dove abito io, a Trezzo sull'Adda, io non abito a Trezzo, però è abbastanza vicino, c'è un piccolo museo e all'interno del museo c'è questa ricostruzione di una tomba di questo Rhodkiss. Rhodkiss era un nobile longobardo, c'è il suo anello in una vetrinetta, che è un anello grande così, e c'è questa tomba, praticamente c'è una foto del ritrovamento, e perché ormai le ossa sono comunque state messe da un'altra parte, però si vede proprio questa tomba di 2 metri e mezzo, 2,50 m, e lo scheletro che ci sta anche con le gambe un po', diciamo, storte, no? Quindi ci stava proprio a malapena questo gigante longobardo. È un caso comunque sia reale, storico, archeologico accertato, che poi non tutti magari conoscono.
Però la mia domanda è questa qui: perché secondo te, ora prendo questo fatto come appunto punto di riferimento, ma perché secondo te nel mondo accademico quindi se ne parla poco o si tende proprio a non parlarne di giganti? In effetti, un po' me lo sono chiesto anche personalmente, insomma, su questo aspetto del perché il mondo archeologico, il mondo storico, non voglia entrare sempre in questo, insomma, in queste nuove scoperte. Anche perché quando lo si dice, io, per esempio, qualcuno mi scrive e dice: finché io non trovo l'osso, non crederò mai alle presenze dei giganti. Allora io rispondo che 10 anni fa, quando si parlava che esisteva una razza invece alta meno di 1 metro, in tempi recenti, tutti dicevano no, non è possibile. Poi hanno trovato l'Homo Florens e hanno visto che effettivamente c'erano anche degli uomini che arrivavano a 1 metro e si sono ricreduti. Allora, aspettiamo l'archeologia che faccia il suo corso, aspettiamo la paleontologia che faccia il suo corso, perché insomma abbiamo ancora tanto, secondo me, sottoterra che ancora deve uscire Beh, d'altronde si sa che comunque il mondo accademico è sempre un po' restio ad accettare certe cose che vengono viste soprattutto dal punto di vista fantascientifico, quindi su cui non si hanno delle certezze appunto storiche o archeologiche. Quindi va bene. Io do assolutamente per certo che noi siamo stati insieme a una specie per un certo periodo di tempo che io l'ho identificato come Homo gigantes, che era sicuramente l'ultimo residuo di una civiltà più pregressa, che magari anche prediluviana, se la vogliamo chiamare così, che era molto più fiorente nella storia, e che è convissuto con i primi Homo sapiens fin quando poi c'è stato appunto questo grande diluvio universale che ha distrutto chiaramente tutta la loro civiltà. Però a questo punto io devo chiedertelo, tu il diluvio quando lo collochi? Perché io so che Graham Hancock, per esempio, lo collochi intorno al 10.600 a.C., Sì, grosso modo. c'è una datazione orientativamente che va tra il 10.500 e l'11.000 a.C. Ora, 10 anni più, 10 anni in meno, non è che ci cambia, insomma, per esempio Caranzano la colloca al 10.850 a.C. Vabbè, diciamo stiamo in quel range di 500 anni là, che effettivamente dai rilievi che sono stati fatti nel mondo, lo Younger Dryas è successo veramente. Loro che probabilmente si cibavano di animali giganteschi nel Pleistocene e quindi nella parte finale del periodo quando è successo il diluvio universale, che c'era il disgelo del mondo, c'era la megafauna del Pleistocene, c'erano mammut che oggi non abbiamo più, c'erano cervi di 3 metri che oggi non abbiamo più, e quindi loro probabilmente si cibavano di questi animali così grandi. E morendo la fauna così grande, hanno cominciato a diminuire come popolazione, intendo, e sono lentamente scomparsi nella storia fino ai tempi nostri, parliamo di 300-400 anni fa, che è arrivato il conquistadores. E li ha uccisi, li ha fatti fuori, così come ha ucciso gli indiani d'America, così come ha ucciso i Maya, gli Aztechi, insomma, tutti quelli che hai conosciuto anche nelle tue ricerche. Hanno fatto la stessa cosa anche là, li volevano portare in Europa per bella mostra, e quindi pian piano si sono estinti nell'arco di qualche centinaio d'anni dopo la scoperta dell'America. Bene, dai, Edoardo, diciamo che siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. È stato un piacere averti come ospite in questa serie. Alla prossima, allora, e in bocca al lupo per i tuoi prossimi libri. Sì, grazie Giorgio e ci vediamo sicuramente anche sul nostro canale con qualche altro tuo libro, va bene? Ricorda qual è il tuo canale? Oltre la storia. Ecco. Bene, ciao Edoardo, grazie.